Vediamo, 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 ci dovremmo così essere avvio, avvio, avvio. Eccoci qua, abbiamo avviato con la nostra Paola Fendoni. Ciao Paola. Massimo, ciao. Come si allora, sta dall'altra parte? Da quale parte? Dall'intervistato, ah, sì, la bene, cosa bene, bene. Sì, bene, bene. Andatevi a vedere l'intervista che ho fatto sul canale di Paola Fendoni. Paola Fendoni. Oltre il potere del tempo, perché Paola, per chi non lo conoscesse, è una anche youtuber, quindi il canale YouTube si chiama Paola Fendoni, oltre il potere del tempo, iscrivetevi. Poi è una scrittrice, andate e ritorno, il libro sta appollaiato là dietro. E poi abbiamo anche... infatti non lo tocco per fare in modo che non cada. È anche una ipnologa e quindi la sua mail per contattarla è paolafendi@gmail.com. Fendi con la I normale, poi mi sembra di aver detto tutto, e comunque nel suo libro Nel territorio parla di narcisisti, anche di narcisisti, un po' di sua esperienza personale di premorte, ma soprattutto di narcisisti. E oggi parliamo sempre di relazioni, so, tra l'altro una delle cose che fanno i narcisisti sono le corna, per cui non soltanto, non le fanno soltanto i narcisisti, però come capire insomma se fai le corna. Diciamo che loro praticamente hanno più che corna, hanno un harem di donne, di conseguenza. Un harem. Solitamente sì. Mantengono i piedi in più scarpe, come dico io. Beati loro, se ce la fanno. Se ce la Dove fanno. Beati loro? Vabbè, dico. Se ce la fanno. Se ce la fanno. Sì, ma guarda che poi alla fine sono destinati alla solitudine, eh? No, lo so, infatti, già una donna è troppo, figurati più di una. Se poi sono tutte come me, dicono anche metà. Anche metà basta, esatto. Anche la metà basta, perché diventano pesanti dopo le donne. Perché voi uomini dite che noi donne siamo pesanti? Quando vogliamo chiarire un qualcosa? No, non so, io non dico niente, non dipende. Ah. Non so. No, vabbè, credo che forse magari un po' gelosi in alcuni casi, non so. Ma io penso che quando una donna vuole mettere in chiaro, e per esempio proprio questi, quando ci sono questi campanelli d'allarme, perché comunque il tradimento cos'ha? Ha diversi segnali, non è che uno tradisce così senza lasciare comunque delle, io dico sempre, delle mollichine di pane come faceva Pollicino. E di conseguenza la donna che poi praticamente possiede un bel radar, perché comunque la donna ha un radar in merito a ciò, diciamo che questi indizi secondo me non vanno sottovalutati. La scorsa settimana ho dato l'input per quello che non bisogna fare quando scopri il tradimento. Adesso ti do i segnali per capire se veramente ti sta tradendo. Sì. Perché io dico sinceramente, sarebbero da non sottovalutare, ma anche qua cerchiamo di applicarli nel modo giusto e di non fare tutta un'erba un fascio. Se poi la persona in questione, che è il tuo compagno, che è il tuo marito, tutti questi indizi te li trovi tutti, allora non è che ci sia molto margine nel pensare che questo faccia il buon maritino o il buon compagno. Beh, il primo sinceramente cos'è? Il cambio della routine, perché comunque se un uomo ha un'altra o un interesse per un'altra donna, la prima cosa che fa cambia la routine, e poi il cambio di umore. Poi la cosa principale secondo me, sessualmente diventa abbastanza freddo, perché se già fa sesso con un'altra. Senti, ma visto che parliamo del tradimento, no, il partner in generale, facciamo, se ti va, insomma, se esprimo la tua opinione, il segnale maschile se c'è il corrispondente femminile di tradimento. Certo, anche perché, allora, io dico sempre che parliamo di uomini, ma però vediamo è se sottointeso, il cambio della routine anche della donna. Ok, il cambio d'umore anche. Però ad esempio, mentre un uomo fisiologicamente, diciamo, non è che può, insomma, poi dipende un po' dall'età. La donna invece può, è vero. Esatto, quindi quello potrebbe essere che la donna magari... Allora, io ti dico sinceramente...
sicuramente nel mio campo lavorativo ho a che fare con donne e anche con uomini. Ok. La donna praticamente è capace, io non sono quel tipo, perché se sono con un uomo è quello, o altrimenti cambio e me ne prendo un altro se non va più. Però ci sono donne che riescono a essere e a fare le moine sia con il compagno, marito, sia con l'amante, come se non ci fosse niente in mezzo. Capisci cosa intendo? Perché io ho proprio avuto a che fare con persone, donne che tradivano il marito ed era una cosa... tranquilla, certo. Mi piglio solo un fazzoletto un secondo. Sì, sì. Di conseguenza, sessualmente diventa freddo. In questo caso l'uomo si nota di più se sessualmente ha un'altra donna, perché comunque, come ho detto, la donna è più facile che riesca a nascondere. La donna magari ha avuto mezz'ora prima un rapporto sessuale con un uomo, se deve portare avanti il rapporto di coppia perché comunque ha interesse a non farlo, a non essere scoperta, può anche benissimo avere un rapporto sessuale dopo mezz'ora come niente fosse. Cioè, l'uomo magari, allora non ti sto dicendo del ventenne che non ha problemi, magari un uomo di una certa età subito nell'immediato magari non è così semplice. Per me almeno 20 giorni, non so, minimo. No dai, così non ci credi. No dai, comunque, beh, anziani, non possiamo definirci anziani over 50. Scherzo, no, ma scherzo, però dipende, con una donna ha molto più facilità da questo punto di vista. Certo, la donna praticamente non ha problemi dopo un rapporto a iniziarne subito un altro, per un uomo c'è cioè comunque il momento refrattario che deve comunque riposizionarsi un attimino, deve ristabilirsi, deve riprendere energie, la donna è diversa, fortunatamente per noi. Almeno qualcosa di positivo ce l'abbiamo anche noi. Beh, giusto. E poi cosa fa? Un altro segnale che secondo me è importante sia per il verso maschile che per il verso femminile: addossarti le colpe che non hai. Perché quando si sente in colpa, addossa le colpe a te. Perché adesso qui non stiamo parlando di narcisisti, possono essere anche uomini normalissimi che hanno la classica storia di con una donna o donne con un uomo perché hanno voglia di evasione o perché dopo 8 anni il rapporto ha perso quel brio, quell'enfasi e di conseguenza o perché logicamente, come dico sempre, è in stallo perché magari l'uomo non riceve più dalla donna determinate attenzioni, ma anche attenzioni proprio a livello di abbigliamento, non si cura più e viceversa anche la donna, che magari l'uomo non si rende conto che ha comunque una donna che deve comunque farla sentire bella e così via. Io dico sempre che comunque anche un uomo ha bisogno di sentirsi amato, perché io sento comunque uomini che si sentono soli perché la donna si mette a fare le sue cose, tanto ormai è sposato e non pensa che invece l'uomo ha bisogno anche lui di coccole. Questa è una cosa importante. Poi, logicamente, non è più affettuoso e, logicamente, nemmeno tenero. Perché se tu hai in mente una donna o se hai in mente un uomo, come fai a essere affettuoso col tuo partner? A meno che, come ho detto, sei una persona che non prova sentimenti e gli piace giocare. Allora, quella è un'altra storia. Però, paradossalmente, potrebbe essere la donna... Io l'ho notato sulla donna. Dico, potrebbe anche essere più generoso, no? Perché magari sì. Quel briciolo di senso di colpa che prova perché generoso, magari... ma non con le attenzioni. Sì, no, magari ti regala la borsetta per dire, non so. Sì, quando ti arriva con una borsetta che magari non l'ha mai fatto prima, già lì comincia a dire aia. Esatto. Poi anche un'altra cosa, non tollera essere accusato, effettivamente è vero. Perché se tu gli dici, insinui il dubbio che probabilmente sta frequentando uno o che lei sta scrivendo con un altro. Un'altra cosa che mi viene in mente, l'appetito, ma no, dicevo, alle volte anche gli sbalzi d'umore, no? Perché magari sì. Quando l'amante gli fa girare i coglioni è nervoso, quando l'amante sì. Lo gratifica è invece sì. Rilassato. E questo anche per la donna.
e questo equivale anche per la donna, perché infatti lo sbalzo d'umore ti fa capire che forse c'è un qualcosa che non quadra. Logicamente poi è logico, non tollera essere accusato, troppa attenzione per il suo cellulare. Questo anche vale logicamente sia per l'uomo che per la donna. Se prima il cellulare rimaneva sul tavolo e adesso ti rendi conto che il suo cellulare ce l'ha sempre in mano, come dicevo l'altra volta, e se lo porta perfino in bagno, quando va in bagno comincia a pensare che qualcosa non va. Oppure magari la donna prima non, o anche il marito non avevano la password, a tutto un tratto compare la password, non puoi più andare a controllare niente. Magari prima usavi il telefono perché ti serviva per fare una telefonata, ti rendi conto che adesso non lo puoi più fare. Diciamo che anche questo, come ho detto prima, ti crea un qualche punto di domanda. Ma senti, un'altra cosa che invece entra, questi tradimenti, no, anche il tuo parere di donna, diciamo, no? Per quanto riguarda i tradimenti in generale, no? Se sono a sfondo sessuale, ad esempio nei maschi, è tipico rivolgersi a delle escort, no? Perché comunque che vantaggio hanno? Che tanto le paghi, ma magari pagheresti anche l'amante. Non sempre, non sempre. Ho sentito una cosa. Sono escort gratis? Ah. No, come escort gratis? No, allora, no. Dimmelo. Allora, ci sono uomini che sono abbienti e allora praticamente gli interessa avere a che fare con donne giovani che possono anche spingere. No, ma aspetta, però volevo fare la domanda prima, ah. Una cosa, no? Allora, il concetto era questo, no? Spesso ci sono uomini che vanno con escort, poi a seconda del tipo di disponibilità finanziaria c'è quello che va con quella, ne so, da 1000 euro a notte, quello che va con quella da 20 euro, se non c'ha soldi, insomma. Certo. Riduci il target, trovi un po' tutto, no? però al di là di questo, no? Quindi, perché tanto comunque anche se esci con una donna, minimo le offrirai una cena, qualcosa, alla fine quei 50 euro, 100 euro li spendi lo stesso, che ti prenderebbe comunque normalmente una escort, no? Quindi alla fine, e quindi lì hai, intanto erano due le domande, quindi se il motivo è solo sessuale, credo che per gli uomini sia più facile così, no? Cioè nel senso che andare a investire emotivamente in un amante, bla bla bla, con il rischio di essere scoperto, se è soltanto una mera cosa sessuale. Quindi la prima cosa che ti voglio chiedere è quello, per te un uomo che va con una escort, però non rispondimi subito, ti faccio due domande, è un tradimento o non è un tradimento? Seconda domanda, anche le donne ogni tanto si rivolgono agli gigolò. Io ne ho intervistato uno di gigolò tantissimo tempo fa, quindi ci sono anche donne che si rivolgono agli gigolò. Certo, ne conosco. Sì, ma non sono così tante come gli uomini, no? Cioè, sono molte meno, infatti gli gigolò ce ne sono. Una donna di una mezza età. Che sì, sono meno però, ecco, quello che ti voglio chiedere è quello. Prima domanda, perché, cioè per te se il tuo compagno, partner va con un escort è tradimento o no? Seconda domanda, perché le donne, perché ci sono meno donne che si rivolgono agli gigolò rispetto agli uomini che vanno con l'escort? Allora, per me è tradimento. Opinione, cioè... Allora, io parlo per me, allora, sì, per me se l'uomo sì, come va donna, con diciamo. Un'altra donna che sia escort, che sia, per me è un tradimento, non esiste, punto. Se vai con un'altra vuol dire che siamo sempre lì, nel rapporto di coppia manca qualcosa. Se hai bisogno di un qualcosa, io dico sempre di frufru, un'eccitazione particolare, perché non coinvolgere la tua donna nel fare... magari sesso o amore in un modo diverso, perché invece andare a cercarlo da un'altra parte? Punto di domanda, io dico questo. Una escort però praticamente è quasi impossibile scoprire il tradimento con una escort, perché con una escort normalmente vai tu a casa, che non sono orari, non ti trovi giusto l'orario, sì. Poi passi diciamo qua. Però anche lì è diverso, perché comunque una donna, quando un uomo, allora io dico sempre che l'indizio che ti fa capire, secondo me, che un uomo ha un interesse fuori casa, che si sta rimettendo in gioco come una donna, è proprio quello di avere cura di se stesso. Magari comincia a cambiare tipo di abbigliamento, comincia ad andare in palestra, comincia a stare attento a ciò che mangia, ti rendi conto che cambia taglio di capelli. Donna... Questo però se vuole avere una relazione... Cioè, no, anche se va con una rescola ha un pochino più di attenzione per sì, se stesso. Sì, perfetto, lei solo la paghi, quindi alla fine... Che allora, io so di persone che conosco personalmente
che loro vanno con le escort, ma perché non hanno una donna, ok? Persone che conosco e sono impegnate non vanno con le escort, ma magari si trovano l'amante di turno. Ecco, non mi hanno mai cioè dalle persone che conosco io, poi non è che ne conosco 150.000, però ho notato una cosa da quello che ho notato io. Statistiche dicono che la maggior parte dei clienti sono uomini sposati, cioè sì. non anche interviste che ho fatto io, ma anche interviste in generale sulle escort che hanno fatto loro in diverse cose. Sì. La maggior parte dei clienti non sono single, perché? Uomini sposati o impegnati. Perché manca perché vanno a cercare quello che manca nella coppia, il sesso. Sì, dico, però quello come lo scopri praticamente è impossibile, perché la escort non è che lascia traccia sul cellulare, non è che ti manda messaggi. No, questo no, però secondo me... Neanche se tu vai a pagare una, mica ti vai a dimagrire, mangi quello che vuoi, tanto quella la paghi, che sei grasso, magro, alto, basso. Sì, quello... Cioè. Quello sicuramente, però ho notato una cosa, e te lo dico perché io mi relaziono anche, beh adesso io non ho fatto una statistica, con le persone che io mi relaziono, che sono amici, che anche per lavoro e tutto quanto, mi sono resa conto che molti uomini si sentono soli e che cercano nella comunicazione con una donna un calore che non trovano più in un rapporto. Questo l'ho riscontrato anche uomini soli che magari si sono separati, e mi rendo conto che logicamente non tutti vogliono andare con una escort, perché c'è chi mi dice però non tradiscono nessuno in ogni caso, se no sono... sì, ma infatti io dico ci sono anche uomini soli che mi dicono che non andrebbero mai con una escort. Sì, ma dico, questi che vanno con escort, che vanno con una nessuno. Quei palavri... Sì, però io ho riscontrato molta solitudine anche negli uomini sposati. Ah, perché non dialogano con la moglie, non parlano con la moglie. Ma molta solitudine perché non dialogano, ma proprio perché a un certo punto il rapporto, nessuno, la moglie si dimentica di avere un uomo. Mm. Si dimentica di essere, magari, quando arriva, di accoglierlo in modo curato. Che quando arriva l'uomo, cioè, l'accoglie col sorriso, magari l'accoglie sempre col broncio, magari sempre vestita in un modo, cioè, insomma, l'uomo, anche io dico sempre che l'uomo è visivo, la donna è cinestesica, secondo me, cioè l'uomo ha bisogno, per eccitarsi, ha bisogno del visivo, del vedere magari la donna in un determinato modo, con un determinato negligé e tutte queste cose. La donna ha bisogno invece delle sensazioni che gli dà questa persona, delle coccole, dell'abbraccio, del fargli sentire l'amore, capisci? Perciò quando mancano queste cose in un rapporto di coppia è naturale che si va a cercarle al di fuori. Quindi la tua risposta è, diciamo, quelli che non vanno, cioè quelli, gli uomini sposati che vanno a cercarsi un amante anziché una escort, lo fanno perché in un amante trovano anche, diciamo, ovviamente la escort è un rapporto fugace. È solamente sesso, basta, non c'è il bacio, non c'è coinvolgimento, non c'è niente, punto, basta. Però uomini, che almeno quello che ho sentito io, la maggior parte mi hanno detto, no, io donne a pagamento non le voglio. Ma per principio. Un amante che gli dà anche, diciamo, qualcosa. Che gli dà anche l'attenzione, che gli dà anche l'ascolto. Se tu prendi, per esempio, almeno io, quello che ho sentito, i narcisi manipolatori non vanno a pagare un amante? No, non so, è una domanda? No, dico, i narcisi manipolatori non vanno a pagare un amante, loro cercano una donna che li elogia, una escort non lo farebbe mai, capisci cosa intendo? Sì, sì, ma quello... Solitamente, io dico sempre, che l'uomo di un certo livello, l'uomo d'affari, che ha bisogno della figurante che gli paga la cena, poi finisce nel letto e poi arrivederci, grazie, quelli sì, ce ne sono parecchi. A me, mi ricorderò sempre io ogni tanto faccio le mie cavolate, faccio i miei, io dico sempre i miei esperimenti, me lo ricorderò sempre che abbiamo messo un annuncio io e mio amico, no, eravamo entrambi curiosi di capire come funzionava il mondo, abbiamo messo un annuncio, a un certo punto mi contatta una persona, mi viene proprio a conoscere questa persona, e di un'agenzia, e mi dice, guardi, allora, fisicamente va bene, intellettualmente ci può stare, potrebbe fare una cosa, se le interessa l'accompagnatrice di uomini d'affari, me lo ricorderò sempre. Io abitavo in quel periodo in Valtellina,
E mi dice, e gli dico, sì, ma scusi, mi faccia capire. No, no, lei non dovrebbe fare assolutamente nulla. Noi veniamo a prenderla, c'è il parrucchiere, il vestito, tutto a puntino, le diamo un tot, lei va a cena con questo uomo d'affari e dopo il resto ci pensa lei con il cliente. E io gli dico, scusatemi, allora voi mi date questa cifra, ma per forza di cose ci deve essere un dopo? E lui mi ha detto, ma mi ha fatto capire che magari per una volta poteva anche non esserci, la persona poteva rifiutare, la seconda non lavorava più. Non ho capito. Capisci? Praticamente io da quello che ho sentito, quello che va molto è proprio questo, cioè l'uomo d'affari di un certo livello che ha bisogno di, io a quei tempi ero comunque, avevo 35 anni, cioè non è che avevo 56 anni come adesso, praticamente se, lì ti facevi i soldi se uno aveva il pelo per farlo, io no, grazie, anche no, non mi interessa, però diciamo che la figura era, però l'accompagnatrice da uomini d'affari però deve avere un certo livello, non tutti gli uomini d'affari accettano di essere accompagnati da una donna che ha livello intellettuale zero, ok? Poi questa è un'altra questione, però come dici tu, se devi solamente fare un atto sessuale e sfogarti, vai da una escort, paghi, arrivederci e grazie e nessuno sa nulla, anche se secondo me non è così semplice non sapere nulla, prima o poi esce anche quello. Non so, come... secondo me sì. In che modo? Perché secondo me a un certo punto ci sarà uno sbaglio che magari lui dice una cosa e i segnali comunque ci sono, metti che comunque sì, lui va con quella escort e alla sera la moglie magari è lì tutta carina e questo proprio di voglia non c'è niente, c'è comunque un qualcosa che ti insospettisce. Ah beh, però dipende che rapporto ha con la moglie, magari dei rapporti lo fanno una volta in un moto di pub. Sì, può darsi anche questo, certo, certo, però sa di fatto che comunque se parliamo di un tradimento normale, anche la troppa cura di se stesso, la perdita di interesse per quello che fai tu come donna o per quello che fa lui come uomo, perché quando c'è di mezzo un'altra persona c'è proprio anche la totale perdita di interesse di quello che fanno gli altri, di quello che ti fa, che fa il partner. Mm-hmm. Capisci? Secondo sì. Me questi sono segnali da non sottovalutare, indipendentemente da una escort o non escort, qua diciamo che quello è un altro capitolo, qua parliamo comunque di tradimenti, che comunque quando scopri un tradimento l'elaborazione del lutto non è così semplice, sia da parte di un uomo sia da parte di una donna, comunque indistintamente, perché se comunque l'uomo è innamorato e si trova la sua, cioè io ho conosciuto un uomo che praticamente è stato tradito, da allora lui non ha più voluto saperne di assolutamente di donne, ha proprio chiuso i rapporti perché è rimasto, è stato talmente male che non ha più voluto saperne. Dipende sempre da un'elaborazione di un lutto, certo che comunque se in un rapporto di coppia non c'è un giusto equilibrio, ma proprio sia a livello verbale che complicità sessuale, il rapporto non può andare avanti. Mm. Secondo me. Quindi dicevamo, quindi ricapitoliamo un po' i segnali, allora cambiamento di abitudini, poi cura di se stesso, non ascolta più praticamente, non ha più interesse su quella che è la tua vita, il cambio di umore, il cambio di routine, quindi anche questo praticamente è importante, sessualmente è abbastanza freddo, in più sessualmente magari trova tutti i tuoi difetti, se prima poteva andare bene comincia a dire però hai messo qualche chilo di troppo, però guarda come stai male vestita così, cioè comincia a farti pesare determinate cose, perché poi possono anche diventare abbastanza cattivi, ma questo anche le donne, attenzione. Secondo e poi logicamente quando diciamo la relazione con un amante si consolida un po' nel tempo, diciamo, è più probabile che chiuda la relazione ufficiale l'uomo o la donna? È più probabile la donna. Allora, se l'uomo viene scoperto dalla moglie con la quale ha dei figli, ha una casa, qualcosa in comune, difficilmente lascia la moglie, perché se comincia a farsi due conti a livello economico non gli conviene, perciò solitamente cosa fa? Chiude con l'amante, riprende con la moglie, lascia passare un periodo di stallo e poi va a riprendersi l'amante, perché più di una volta mi ritrovo queste donne che mi contattano e mi dicono queste cose. Se invece è la donna che si innamora di un altro uomo e che questo uomo è libero,
ti assicuro che la maggior parte della volta la moglie se ne va. Perché quando una donna si innamora veramente, ma deve innamorarsi, allora lei non ha più freni, lei se ne va con l'uomo che, col quale è innamorata. Questo assolutamente la diversità un po' da uomo, fra uomo e donna. L'uomo è più, fa più fatica a lasciare la zona comfort, anche perché l'uomo economicamente è quello che ne subisce di più, perché se ha moglie e figlie, se li deve mantenere, in più deve uscire di casa, in più deve andare a prendersi un altro appartamento, in più magari deve mantenere anche quell'altra, alla fine ci fa due conti, dice no, sto con la moglie e faccio quello che facevo prima. E questo dipende se ha una moglie che lavora o che non lavora, come la situazione. Certo, però solitamente se deve uscire di casa ha comunque, se non è una persona che economicamente sta bene, però anche le persone che stanno bene economicamente solitamente difficilmente chiudono un matrimonio, perché io mi sono resa conto quando le donne, lo dico sempre, quando gli uomini tradiscono, non è che, cioè, lo fanno proprio perché in qualche modo hanno bisogno di sesso, si possono legare un'altra donna, però innamorarsi, ce ne sono pochi che si innamorano e chiudono con la propria compagna o la propria moglie per andare con un'altra, ce ne sono veramente pochi. Se lo fanno magari perché sono messi a pane e pesce, tra virgolette, ma però ce ne sono pochi rispetto alle donne. Ma secondo te solo per questioni economiche o proprio perché invece l'abitudine di stare con la compagna comunque è più forte? Ma perché comunque si dicono, ok, allora economicamente è la prima cosa, da quello che ho sentito da molti uomini. In più a casa hai la donna che... Per non evitare di sposarsi, si risolve la questione, no? Cosa? Non ho capito. La soluzione a questo problema sarebbe evitare di sposarsi. Sì, ma anche se convivi e comunque dividi... ci sono coppie che non sono sposate ma hanno un mutuo assieme, hanno praticamente dei figli magari anche assieme, è comunque la stessa cosa. Beh, se c'è i figli, se non hai figli, beh, sì. Se non hai figli, però se hai una casa assieme, se hai un lavoro assieme. Beh, certo, perché sì, certo. Cioè, capisci, la maggior parte, la donna, io ho visto donne, ho conosciuto donne che hanno mandato tutto quel paese, hanno perso tutto per andare con l'uomo che si erano innamorati. Ho visto uomini che su 10 se l'ha fatto uno, è un miracolo. La donna è più coraggiosa da questo punto di vista. Diciamo che la donna quando si innamora e non esiste più niente che la possa fermare. Se è ricambiata e se quell'amore è importante per lei, se ne va. Ma solitamente succede che quando la donna si innamora veramente, okay, l'uomo che cosa fa? Tante volte si ingelosisce e non la vuole lasciare andare. Perché? Perché in qualche modo, anche la donna in questi casi, perché in qualche modo è di sua proprietà, perciò non voglio lasciarti andare. E cercano di fare in modo di recuperare il rapporto. Ma io dico sempre, perché... Se è stata una persona che mi dice sì, ok, però io non abbiamo niente in comune, con questa donna litigo sempre, questo e quest'altro, perciò lui si vantava di poter avere altre donne. Okay? Tanto lei era distante, lui era in un'altra città, durante il lavoro lui frequentava altre donne e di conseguenza poi quando ritornava nella sua città aveva la sua relazione, punto. Poi ha fatto uno sbaglio ed è stato scoperto. È stato scoperto, ha mollato l'amante ed è ritornato con la compagna. Il rapporto andava avanti con alti e bassi. A un certo punto la compagna si stanca e cosa fa? Se ne trova un altro. Gli dice basta, sono stanca, sto uscendo con un'altra persona. Questo uomo ha fatto di tutto per riaverla e adesso sono al punto a capo che non gliene frega più niente di lei e hanno chiuso la relazione. Ma la voleva riavere perché gli dava fastidio il pensiero che fosse stata lei a chiudere la relazione. Questi non erano sposati, convivevano quando lui andava da lei e basta, capisci? Perché poi per lavoro aveva dovuto cambiare città. Però ci sono vari meccanismi che si innescano in quello che è un rapporto quando viene scoperto il tradimento. Questo dipende. Però io dico sempre che se arrivi a tradire sia uomo che donna, vuol dire che in qualcosa si è spezzato. Magari puoi ritentare di cucire la storia, ma sono sempre dall'idea che dimenticare un tradimento non è facile. E se si è spezzato qualcosa, puoi... Io dico sempre che un vaso quando si rompe e lo incolli,
sì, lo puoi far ritornare come prima, ma è stato incollato. Basta poco perché vada in frantumi. E così penso anche un rapporto. Sì. Cioè io non penso che sia molto difficile sia per un uomo che per una donna accettare, scoprire un tradimento, accettarlo, ritornare a vivere assieme e stare tranquilli dopo. Sì, sicuramente questo è vero, eh. Cioè, poi dipende un po' dal motivo per cui stai con una persona, comunque magari Sì. ci sono anche qua, magari se il matrimonio è di convenienza, anche accordi taciti, diciamo, per cui faccio finta di non vedere. Cioè, anche quello è vero, però solitamente è che un uomo quando è che diventa traditore? Quando nel rapporto manca il sesso. Una donna quando è che diventa traditrice? Quando nel rapporto manca l'attenzione di donna verso di lei, le coccole, le piccole attenzioni, c'è un po' di diversità, però assolutamente si diventa traditore in questo modo. Se l'uomo poi al di fuori del rapporto trova quella donna che sessualmente è disinibita, che gli dà quello che lui vuole, non ha problemi, capisci? Secondo te è possibile evitare il tradimento? Non lo Allora, io parto dal fatto, te lo dico proprio sinceramente, io penso che una coppia che si conosce a 20 anni e arriva a 50 anni, sempre nello stesso modo, magari il primo uomo, la prima donna, io penso che non so se non ci si potrà essere tradimento, io non ci credo, punto. Di conseguenza, non senza credo in un scagli la rapporto. che senza peccato scagli la prima pietra. Infatti, io non ci credo solitamente, cioè parto dal fatto che penso che a un certo punto ci sia lo stallo del rapporto e che al di fuori hai comunque possibilità di sentirti ancora vivo, sia come uomo, sia come donna. Un rapporto così lungo, cioè se uno è un traditore seriale, una traditrice seriale è diverso, ma un rapporto così lungo nel tempo, l'amore, la passione, se non si è capaci di alimentarlo, a un certo punto si spegne. Io ho visto veramente poche coppie, ma veramente poche coppie, che sono state in grado di far cosa? Di alimentare quel fuoco del desiderio, della passione, di lasciare ad entrambi i loro spazi, la loro zona comfort e di ritrovare, fare in modo che questo rapporto ogni volta sia più saldo. Però bisogna essere in grado di alimentarlo, perché se tu lo alimenti, se tu alla sera, la sera praticamente il tuo compagno viene vicino per farti le coccole, per farti l'effusione, per arrivare a fare l'amore e tu sei stanca, e la seconda volta sei stanca, e la terza volta sei stanca, la quarta questo si va a cercare un altro. Viceversa, se la donna, io ho donne che mi dicono: ecco, mangiato, fatto pulito la cucina, fatto tutto, guarda, è lì che dorme sul divano. Cosa me ne faccio di un uomo così? Cioè, capisci? Perciò facciamo il paragone. Ci sono uomini e donne che praticamente forse se tengono. Perché secondo te un uomo o una donna, diciamo, arriva a perdere così l'interesse? Cioè, perché quale può essere il motivo? Che uno ha finito il divano, finita la cena, si mette sul divano e dorme? Perché Perché? secondo me, allora, innanzitutto va bene, i problemi lavorativi, la stanchezza a livello lavorativo ci può essere, ma secondo me è proprio perché c'è mancanza da parte di entrambi di dialogo e di attenzione verso l'altro. Perché tutto è diventato troppo scontato. E se io ho una cosa che odio in un rapporto, è vero, un rapporto che sia scontato. Secondo me un rapporto non deve essere mai dato per scontato, ma un uomo deve sempre pensare che la sua donna non deve mai conoscerla appieno, perché deve essere un qualcosa di imprevedibile, capisci cosa intendo? E viceversa la donna. No. Io il rapporto lo penso così, cioè un po' di pepe nel rapporto c'è. Se tu pensi, tanto io so già che lei farà così, invece tu arrivi e io sono cos'ha, capisci cosa intendo? Tu non potrai mai sapere come sono io. E questo è il bello, secondo me, che stuzzica un uomo un pochino, come può stuzzicare una donna. Se poi ci arrivi e sai già che te la trovi in un determinato modo, o te lo trovi in un determinato modo, e penso che la poesia passi a tutti, forse, non lo so. Cioè. Poi, al fatto di lasciarsi andare,
proprio fisicamente, solitamente l'uomo a un certo punto si lascia andare, si ringalluzzisce quando in qualche modo c'è qualcuno che magari lo guarda in un determinato modo. Però anche questo è importante che comunque l'uomo faccia sentire bene la sua donna, la faccia sentire amata, desiderata, attraente, e la donna faccia sentire desiderato anche l'uomo, ma lo faccia sentire uomo. E invece ho notato che in certe cose, in certe coppie i ruoli si sono sfalsati. L'uomo non si sente più uomo perché è la donna che fa l'uomo. Capisci? Quindi, ma intendi fa l'uomo nel senso di... Che lo critica sempre, che è lei che magari guadagna di più, che lo comanda a bacchetta, e di conseguenza io penso che anche il desiderio si spenga. Poi un'altra cosa importante, io dico sempre, con gli anni anche il nostro corpo cambia e le donne magari a un certo punto si ritrovano qualche chilo di troppo, non si piacciono più, si vergognano a mostrarsi perché in qualche modo magari il marito li ha viste una volta e gli ha fatto magari, gli ha detto una parola, come dire, ma hai messo qualche chilo di troppo? Cioè, e loro si sono sentite brutte, cioè ci sono molti fattori, capisci? Anche la bassa autostima di sé ti porta veramente a non essere più, a nasconderti dal proprio uomo, a vergognarti di mostrarti. Per quello che dico, la complicità in un rapporto sia a livello verbale che non è importante, secondo me. E comunque far sentire amato e desiderata la propria donna e il proprio uomo. Ti faccio ancora una domanda. Secondo te è possibile amare e tradire? Io dico sempre una cosa importante. Per me, se ami non tradisci. Se tradisci vuol dire che l'amore è un po' distorto, non è proprio amore. Sì, 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 no, è per capire. Sì, sì, sì. No, io la penso così, non so tu. Cosa ne pensi? Sì, penso anch'io. Se c'è un amore reale, non hai neanche voglia. Perché non hai neanche la voglia, perché? Perché hai lui in testa o lei in testa? Sì, perché comunque dovrebbe comprendere tutte e tre le variabili, no? La passione, l'intimità e anche la progettualità. Quindi se c'è passione con una persona, non vai a cercare un'altra, insomma. Sì, ma poi hai voglia di stare, cioè ricreare proprio la voglia di stare insieme. Cioè desiderare il tuo uomo come se fosse il primo giorno o la tua donna come se fosse il primo giorno. Però la cosa importante è che questo deve essere fatto in due, non può farlo solamente o la donna o l'uomo, perché altrimenti non c'è più un punto d'incontro. Il punto d'incontro nella coppia è importante che la coppia si prenda i propri spazi. Ma sai, il problema è che tutto succede e cercano di riprendersi o l'uomo o la donna quando è sempre troppo tardi, quando ormai il rapporto è andato alla deriva, quando mai magari un uomo praticamente dopo che ha tentato 300.000 volte di fare in modo che la donna si coinvolgesse e facesse al posto di dormire nel letto che sta anche inventandosi 100.000 scuse, praticamente decide basta, e allora lì la donna magari si sveglia e viceversa l'uomo. E il problema è proprio quello, perché la maggior parte dei rapporti si sfaldano proprio per questo motivo qua. Si ama non si tradisce, se si ama si fa di tutto e si cerca di essere attenti a quello che è il desiderio dell'uno e dell'altro, se c'è questo rapporto. Se non c'è vuol dire che forse magari non era amore, perché io mi chiedo, ma molte persone sanno che cosa significa amare? Tu che definizione dai di amore? Per me l'amore è un purpurri di piccole essenze. Deve essere tutto insieme. Deve esserci la complicità a livello psicologico, deve esserci la complicità a livello fisico. Ci deve essere un completamento dell'altro. Perché allora ti senti completa e non hai bisogno di andare a sfarfallinare con un'altra o con un'altra o con un altro. Quindi sì, queste tre componenti. Però se non ti ami, siamo sempre lì. Se non ti ami e in qualche modo quello che ti dà il tuo uomo non ti basta mai, è naturale che sarai sempre eternamente insoddisfatta. E cerchi sempre le attenzioni di qualcun altro o di qualcun'altra. E senti, e secondo te, hai detto che ne conosci le donne sposate che frequentano il gigolò, perché lo fanno? Allora, donne di un certo livello,
ok? Perché comunque il gigolo costa. Dico, perché sono insoddisfatte? Costa perché, come dire, almeno mentre una donna appunto può farne più tante in un giorno. Io intendo sposata, Perché sì, sono insoddisfatte? Perché sono insoddisfatte? La maggior parte delle donne sono insoddisfatte sessualmente dal proprio compagno, perché non c'è. Perché ci sono anche uomini che magari non tradiscono, ma sono H24 nel lavoro e si dimenticano di avere una donna. Sono insoddisfatte, magari non gli manca nulla a livello economico, perché ti danno tutto, ma a livello di sentimenti, a livello di attenzione manca tutto, perciò se lo cercano si vanno a trovare il gigolò, perché comunque io ne ho conosciuti alcuni, perché praticamente ti contattano, ti chiedono determinate cose ed è t'assicuro che si propongono senza nessun problema, e mi ha detto che comunque la maggior parte delle donne che cercano il gigolò sono donne sui 50 anni che in qualche modo sono insoddisfatte dal marito, che magari hanno un marito che pensa al loro bisogno, al loro sfogo sessuale, e non pensano al loro sfogo sessuale. Sì, io quello che mi ha interessato io, ricordo che mi disse che però comunque vogliono sì fare sesso, ma vogliono anche tutto il contorno, magari andare a cena, che poi pagano loro di fatto. E cioè, sì, beh, io avevo una signora di 78 anni, benestante, me lo ricorderò sempre quando lavoravo in Svizzera. Lei si era innamorata di uno, sposato, tutto con 20 anni di meno, che proprio lui, che proprio la vedeva solamente come una persona anziana e niente altro. Lei, per farlo ingerezzire, cosa faceva? Lei praticamente invitava a cena nel ristorante di questa persona, andava a cena con questo gigolò che praticamente aveva trovato, e lui tutte le settimane andava a cena in questo ristorante con lei, ostriche, champagne, non faceva, lui mi diceva... Perché lui era il titolare del ristorante? Quello di quello che si era innamorata questa signora, sì, era il titolare del ristorante, perciò lei andava con questo gigolò, lui non faceva niente perché lei non voleva niente da lui, solo accompagnarla a cena, a fare l'uomo galante, gli dava i soldi prima, logicamente, di entrare al ristorante, perché così pagava lui e non pagava lei, e lei faceva questo, però sessualmente non voleva niente. Solamente per un gelosire quell'altro, che poi alla fine quell'altro proprio non gliene fregava nulla, ma lei si era fissata. Ecco, perché poi ci sono anche le ossessioni degli uomini che ti vogliono, perché... Allora, io mi rendo conto e dico, perché sento tante donne che mi dicono, questo che mi contatta su Facebook, su Instagram, su dove vuoi, e che vuole a tutti i costi avere una storia con me. E una mi dice, ma se io la storia non la voglio, e ti dico non ne voglio, che cosa vuoi da me? Capisci? Poi, perché ci sono anche quelle, comunque, di situazioni. Vabbè, sì. Beh, questo è interessante, quindi non ha funzionato l'antagonista con questa signora? No, assolutamente no, assolutamente no. Oppure ci sono le donne, sì, questa persona, un bel ragazzo, mi dice, no, esco perché comunque lei vuole divertirsi una sera, sa che con me, il loro linguaggio, questo mi dice, sa che con me può, la faccio godere 3 o 4 volte in una sera, è soddisfatta, fino al mese dopo, basta. E il marito chi se ne frega, punto. Però non vogliono uscire dalla loro zona comfort, attenzione, perché il marito non gli fa mancare nulla a livello economico. Beh, ma poi questo se lo fa di professione, mica sarebbe disposto ad avere una relazione. Cioè. No, però è successo una volta che un gigolò si è innamorato della cliente, e viceversa. Sì, una volta sarà successo tutto, però cioè, sono casi rari, insomma. Cioè, sì, casi rari, diciamo che... Non credo che sia una roba frequente. Beh, comunque io dico, va bene, diciamo, contenti loro, contenti tutti, io dico sempre. Però se invece vuoi veramente un rapporto, mantenerlo vivo con la tua partner, con il tuo partner, penso che sia importante dedicarsi del tempo, trovarsi gli spazi per loro due, ritrovare il piacere delle coccole, di stare assieme, di un giorno a settimana dormire fino a tardi e non pensare di alzarsi di corsa. Cioè, queste sono le cose, secondo me, che tengono unite le coppie anche, capisci? Fare tante cose assieme, ma darsi lo spazio loro come persone. Sì, o comunque, diciamo, che ci siano anche delle cose piacevoli condivise, nel senso... Sì,
certo, devono fare tante cose. Io dico, adesso non è che uno debba per forza essere appiccicato H24 a una persona, perché sarebbe una palla mostruosa, però avere delle cose, degli interessi in comune, fare un qualcosa assieme, ritagliarsi lo spazio per la propria donna o per il proprio uomo. Purtroppo questo nella maggior parte delle coppie non esiste più. Perché? Perché si diventa una cosa acquisita e non c'è più voglia di rimettersi in gioco. Perché dici, beh, tanto io questa minestra, mi dice una cosa, ma io ho mangiato questa minestra per 20 anni, che palla, ho voglia di provare un altro tipo di minestra, perché anche questo è un ragionamento che fanno. Sì, sì. Beh, dai, abbiamo sviscerato un po' questa tematica, insomma, sui tradimenti, le corna. C'è qualche altro suggerimento che vuoi dire? Io dico sempre che, innanzitutto, se ci si ama, praticamente non si ha paura ad affrontare anche determinati tipi di segnali e ad affrontare un tuo marito o il tuo compagno che ti tradisce, perché se lo affronti e dici ok, e scopri proprio il tradimento e non hai paura di rimanere sola, puoi anche decidere di chiudere la relazione. Tante scoprono il tradimento, ma la paura di rimanere da soli, di ritrovarsi appunto a capo, rimangono e in qualche modo subiscono il tradimento, e questo secondo me è deleterio, sia da parte di un uomo sia da parte di una donna. Attenzione, ecco, questa è la cosa importante. Io come persona il tradimento non lo posso accettare e non lo perdono, perché non riesco. Assolutamente no. Se c'è un tradimento e lo scopro, vuol dire che in qualche modo il nostro rapporto, c'è qualcosa che non va, non abbiamo avuto il coraggio di parlarne, e vuol dire che basta, non ha senso riprenderlo in mano, perché chi mi dice che non lo fai la seconda volta? E se io devo stare lì ad aspettare, aver paura che ogni volta che tu esci mi tradisci o questo o quest'altro, non ha senso, e non ha, e chi ha voglia di rovinarsi la vita per una persona? Cioè non esiste proprio. O c'è rispetto in un rapporto di coppia, o altrimenti non ha senso esserci in un rapporto di coppia. È vero, sì, sì. Condivido. Secondo me. Sì, sì. Bene, abbiamo sviscerato con la nostra Paola Fendoni, ricordo, Paola Fendoni, ipnologa, quindi chi volesse contattarla per fare sessione di ipnosi, le scrive a paolafendi@gmail.com. Esatto. Questi sono i commenti sotto i video, perché anche YouTube, il canale YouTube Paola Fendoni oltre le porte del tempo, iscrivetevi al canale, è molto interessante. Adesso sto facendo pure video con regolarità, quindi andate a seguire. Adesso sono diventata brava, eh? Hai visto? Esatto, su varie tematiche, narcisisti e altro, quindi sì. Seguitela. E con l'ipnosi andiamo proprio a lavorare anche sul perché. Accettiamo, sì. Abbiamo accettato un tradimento, il perché non ci amiamo, il perché non abbiamo autostima, capire determinate problematiche che ci portano ad abbassare la testa. Sì, che è molto importante anche questo. Esatto. Contattate esatto. Anche per questo, per l'autostima, insomma, per altri motivi. Sì. E dire ancora, anche scrittrice, il libro lo vediamo appollaiato là. Andata, ritorno. Andate e ritorno, lo trovate su tutte le piattaforme online, quindi esatto. Digitate. Qua. Se riusciremo prima o poi a fare qualcosa, bene, se no l'altro, il secondo libro rimarrà nel cassetto per un altro anno. Già, giusto, perché adesso aspettiamo, perché c'è già lì pronto. Sì, io l'ho finito, però non cioè sinceramente dovrei darlo dal correttore di bozze, ok? Ma non lo lascio lì. Perché? Perché non... No. Sì, lasciamo passare questa... Speriamo che passi, in fretta. Il prima possibile. Va bene. Quindi grazie Paola Fendoni. Grazie a te Massimo. Alla prossima. Un bacio. Ciao. Un bacio a tutti. Ciao.